Bella gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video qui dalla Gazzetta MMA in vista dell'incontro più importante secondo me quantomeno degli ultimi anni, quello tra Cyril Gane e il buon vecchio John Jones che torna dopo quasi 3 anni di inattività. Oggi andiamo a parlare della serie di polemiche, della serie di anche in un certo senso di offese che sono piovute all'ex campione dei massimi leggeri in seguito alla pubblicazione da parte di UFC delle sue foto a petto nudo. Quindi un sacco di persone sono andate lì a puntare l'occhio e hanno detto la loro su un John Jones che teoricamente era rimasto fermo tutti questi anni per prendere massa muscolare. E poi parliamo anche delle ultime accuse. Più che accuse, dai, questa volta non sono veramente accuse, ma dell'opinione del buon vecchio zio Chael nei riguardi di John Jones, questa volta non sul tema steroidi, ma su una questione molto molto interessante, ovvero un possibile infortunio alla spalla proprio di Jones. Ma prima di incominciare, ragazzi, lo sapete come sempre, spolliciate per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche, anche perché così non vi perdete tutti i video che escono. E se, anzi sì, domani ragazzi con buonissima probabilità uscirà un'analisi gazzettar fatta bene, croccantella, su cosa come piace a noi, su Cyril Gane e John Jones, quindi sull'incontro di questo sabato, con statistiche, la mia prevision e secondo me come potrebbe andare l'incontro. Ma partiamo con la serie di polemiche barra accuse barra offese piovute a John Jones in seguito a queste foto. Che foto sono? Sono le solite foto di rito dove John Jones indossa i pantaloncini targati UFC, dove John Jones è senza maglietta, con lo sfondo bianco, guantini belli messi sulle mani e posizione di guardia solita, e si vede un John che obiettivamente è indubbiamente più grosso di quanto era prima, anche perché il nickname Bones non è stato dato a John per caso, perché John è sempre stato un tipo sì alto, grosso, tutto quello che volete, ma abbastanza magro per essere un cristiano così tanto alto, quindi è sempre sembrato un tipo abbastanza slim, diciamo. Però ci aspettavamo dopo questi 2 anni e mezzo in attività che teoricamente servivano a prendere massa magra pulita, quindi senza l'aiuto della chimica, ci aspettavamo un John, io pure ragazzi, un John mostruoso, enorme, grandissimo. Invece cosa abbiamo visto? Un John sicuramente più grosso del passato, però un John che si porta dietro tanto tanto tanto, abbastanza massa grassa obiettivamente. Ora, ragazzi, il fatto che abbia tanta massa grassa non vuol dire necessariamente che non si sia allenato per portarsi a casa della buona massa muscolare reale, ma può voler dire che non abbia fatto il taglio del peso, come infatti non ha fatto il taglio del peso, quindi magari ha preso massa grassa, massa magra, però è nascosta da quell'eccesso di adipe che non è andato a tagliare nel mese precedente al camp e soprattutto non è andato a drenare con il taglio del peso. Quindi è normale avere quei chiletti in più che si vedono, ma non è un sinonimo sinonimo di atleta che non si è allenato o di atleta che non ha messo punta massa magra. L'ha messa probabilmente, però rimane comunque coperto da quello strato superficiale di adipe e di grasso. Questo anche per andare contro le persone che dicono John sicuramente non ha utilizzato steroidi perché non è tirato, non è super tiratissimo, super drenato. Non c'entra molto, ragazzi, perché a parte che John non è mai stato un tipo super tiratissimo se lo confrontiamo a gente come, che ne so, Kamaru Usman, giusto per dirne uno, quindi già di suo non è mai stata una persona super tirata. In più il fatto che non abbia tagliato il peso secondo me giustifica tutto quel grasso in più. Basta guardare anche un Adesanya fuori dalle competizioni o fuori anche dal periodo precedente alla preparazione per l'incontro e sembra un'altra persona, ragazzi. Anche lui c'ha la pancettina, ovviamente non è un obeso, però anche lui c'ha quello strato di adipe in più, quindi è chiaro che quando non ti alleni per tagliare il peso
il grasso rimane, è normale e non è necessariamente sinonimo di uno che non si è allenato, anche se ragazzi le possibilità che non si sia allenato ci sono chiaramente. Detto questo, e poi per concludere, può tranquillamente aver preso steroidi e avere comunque la pancetta, non è che perché non prendi steroidi sei necessariamente magro e tirato. Sono due cose che non c'entrano un cazzo l'una con l'altra, ragazzi, assolutamente non c'entra niente. Primo perché bisogna vedere che tipo di steroidi prendi, e secondo perché, vi ripeto, non ha fatto il taglio del peso, ok? Quindi questo è giusto per andare a fare un attimo di debunking su questo discorso qui e tutte le prese per il culo di John che è grasso. Per quanto invece riguarda il discorso del buon vecchio zio Child, che cosa ha detto? Ha detto che dal suo punto di vista, e questo ragazzi seguitemi perché è un ragionamento molto interessante al quale io non avevo neanche lontanamente pensato, che però ha senso, e ha detto: io non ho mai visto John allenarsi, per esempio, facendo tutte quelle vasche di nuoto. Si vede nella serie UFC Embedded che lui fa tutte queste vasche di nuoto, 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 nuoto. E la teoria del buon vecchio zio Child è che lui lo fa perché è comunque uno sforzo che ti dà poco impatto sulle articolazioni, ed è dunque una cosa che viene fatta dalle persone che stanno recuperando da un infortunio per cercare di non aggravare la loro situazione, ma comunque mettere da parte un attimino di cardio, un attimino di mettere un po' di benzina da parte pur non sforzando in maniera eccessiva le articolazioni del corpo. Il che, ragazzi, sarebbe davvero davvero interessante, perché se John sale sull'ottagono al ritorno da un infortunio o comunque o addirittura sotto infortunio, primo sarei stupito, perché io mi aspetterei da John, conoscendolo, che se sa che è infortunato non combatte, anche perché cazzo hai aspettato 2 anni e mezzo, torni proprio quando sei infortunato, sarebbe una follia. Però il discorso dello zio Child ha senso sotto un certo punto di vista, perché è vero che il nuoto lo fai quando non vuoi impattare sulle giunture, sulle articolazioni, quindi chi lo sa, magari solo casualità, magari ha deciso che parte della sua routine da adesso in poi è nuoto, potrebbe essere, tutto può essere, però mi rimane comunque sia questa cosa qui dietro nell'orecchio che mi fa pensare, ma magari veramente ha qualche problema fisico. È anche vero, ragazzi, che 9 volte su 10 i fighters entrano nell'ottagono che qualche infortunio ce l'hanno sempre, però è comunque sia un piccolo campanello d'allarme. Detto questo, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate sia della questione infortunio, ma soprattutto di tutta la questione del peso, perché è stato davvero smerdato pesantemente. Tanti memes su Instagram, su Facebook, tante prese per il culo, ma vi ripeto, il fatto che abbia un po' di pancetta, primo, non vuol dire necessariamente che non si sia allenato, secondo, non vuol dire necessariamente che si bombi, terzo, secondo me, è giustificato dal fatto che non ha fatto il taglio del peso, e in più non è mai stato uno che arrivava sull'ottagono super tirato, stile proprio Kamaru Usman. Comunque sia, mi farete sapere voi qui sotto nei commenti, non scordatevi di spolliciare, di iscrivervi se non siete iscritti, di attivare il campanaccio, perché domani arriva l'analisi sull'incontro. Ciao belli!